ministro dello sport Luca Lotti è il più renziano tra i renziani, finito nel Consip Gate, è indagato per rivelazione di segreto e favoreggiamento. E Lotti dovrebbe dimettersi? A mio giudizio assolutamente no. Io non accetto processi sommari. Matteo e Luca si conoscono nel dicembre 2005. A Firenze il genio continua. Renzi, allora presidente della provincia di Firenze, viene invitato a Montelupo Fiorentino. Il sindaco del paese gli presenta un giovane consigliere, il 23enne Luca Lotti, detto Lampadina, nomignolo che si porta dietro dai tempi di scuola per la sua capigliatura. I due si capiscono al volo. 48 ore dopo, Renzi lo chiama e gli propone di entrare nel suo staff. Dico a tutti e a ciascuno, grazie dal profondo del cuore. Nel 2009 il primo vero salto. Matteo Renzi diventa sindaco di Firenze e Lotti lo segue come responsabile della segreteria. Nella squadra del sindaco entra anche la moglie di Lotti, Cristina. Nel 2013 Lotti diventa deputato. Ha fatto una sola interrogazione e non ha presentato alcuna proposta di legge come primo firmatario. Un'attività parlamentare non proprio corposa, ma è tutto tranne che un peones. Il suo incarico a Montecitorio è un altro e molto delicato. È il capo dei renziani in Parlamento. È l'uomo delle trattative condotte nell'ombra, sia per traghettare parlamentari PD dal tortello magico bersaniano al giglio magico renziano, sia per mantenere aperti i canali fuori dal PD. Un'attività condotta con riservatezza e successo, tanto che molti lo ribattezzano Gianni Lotti, evocando Gianni Letta, l'ambasciatore politico di Berlusconi. Un anno dopo segue Renzi a Palazzo Chigi. Onorevole Luca Lotti. Al governo cura i dossier più delicati, le forze dell'ordine, i servizi segreti e l'editoria, contrariamente al suo capo amico, che punta tutto sulla comunicazione, è restio alle interviste e non va mai in televisione. Vorrei parlare delle riforme, dell'abolizione del Senato, della riforma del titolo quinto, della nuova legge elettorale. 4 dicembre 2016, a referendum stravince il fronte del no, Renzi si dimette e lascia la presidenza del Consiglio a Paolo Gentiloni. Lotti invece resta, non più sottosegretario ma ministro, percorso inverso a quello dell'altra renziana doc, Maria Elena Boschi. Per molti sono l'emblema del renzismo, che non vuole mollare. Una scelta che oggi potrebbe costare cara, inchiesta Consip e mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle. Potrebbero travolgere il Lampadina e con lui tutto il giglio magico. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Allora, Claudio Velardi.